I have a friend who's a scientist. His name is Danny Hillis, and he says that technology. Io ho un amico che è uno scienziato, Danny Hillis, e lui afferma che la tecnologia è il modo in cui noi chiamiamo le cose quando queste non funzionano correttamente. So, for me, all art is technological. Quindi per me tutta l'arte è tecnologica in questo senso. Ad esempio le pitture ad olio sono tecnologiche. E se voi avete guardato un pianoforte a coda, sapete che questo è un pezzo, dovete sapere che questo è un pezzo magnifico di tecnologia. Di solito non pensiamo appunto ai pianoforti a coda, ai violini o alle pitture ad olio come tecnologia, ma invece dovremmo iniziare a farlo. Il progresso della tecnologia consiste nel fatto che le cose vengono inventate per fare qualcosa, ma gli artisti scoprono che possono essere utilizzate per fare qualcosa di completamente diverso. Nobody ever thought of doing before. Brian Eno ha, diciamo, adattato questo lavoro per la città di Mantova e per Palazzo Te, per questo luogo bellissimo. Noi, diciamo, vogliamo dare un segnale di servizio, no? Il centro internazionale vuole essere al servizio della città, della sua capacità di guardare il presente, di riprogettarlo e di guardare il futuro. Quello che offre questa esperienza è un modo nuovo di guardare, avere la capacità di guardare in modo nuovo è la base, no, della costruzione del futuro. Noi abbiamo un obiettivo che è quello, diciamo così, di suggerire dei modi di guardare, dei modi di pensare attraverso quello che la storia ci mette a disposizione, che la contemporaneità ci mette a disposizione. È un compito importante che riguarda una dimensione culturale che non è soltanto mantovana, ma è anche europea. But for this big piece out here, the way that piece works is that there are 400 or 500. Per quanto riguarda la grande installazione qua fuori, io ho lavorato su 400-500 immagini e voi dovete immaginare il computer che porta avanti appunto questa installazione come se stesse mescolando continuamente queste carte. Quindi quello che viene fatto è estrarre continuamente delle nuove combinazioni di immagini. Ci sono così tante possibili combinazioni che io non le vedrò mai tutte e nemmeno voi. Perché le possibilità che le immagini si ripetano sono 70 milioni. The chances of a repeat are about 70 million to one. Un modo di vivere diverso anche Palazzo Te, di essere immersi nella musica, di vedere, di tornare a guardare e di farlo in un patrimonio storico come il nostro. Il futuro nella nostra città. È davvero un onore ed è raro poter condividere una produzione fatta ad hoc, pensata ad hoc, costruita e curata da Brian Eno per Palazzo Te. È la dimostrazione che Mantova interessa e che Mantova può convincere molti a venire qui.